bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens. Quando c'è da aspettare, che coglioni! C'è pure quel depravato d'Ancona. Come si chiama quello lì? Ascinello. Nello per Lunara. Sì, sì, è lui. Lui va. Pare che porta più corni da moglie che in cesto di lumache. Per la carità, all'omini. Buonasera, signorina. Sono i da ciuculanti di Chiaramare. Avevo un appuntamento col dottor Francescangelo Maria Favecchio, guarda in posto. Allora, Ida cioccolanti. Ah, sì, eccola qua. E per quale disturbo aveva preso appuntamento dal dottore? Niente, sto ogni tanto, che soffro di buganze. Buganze, guarda in posto con la bibi. Che cosa sono te, perché sei ancora troppo giovane, ma vedrai che quando comincerà invece che fare con l'uomini, ancora te ti pieranno le buganze. Le posso comodare? Certo, prego. Sì. Tova, c'è pure Luriana. Mamma mia, quanto sei invecchiata. Hai tutta in carta pecore e tegole. Dice Luria che gli morisse il marito come a me. Quanto gli farebbe bene. Speriamo che il Signore gli si metti a presto. Mamma mia, quanto sei invecchiata. Adesso che la vedo più da vicino, mamma mia, non gli si guarda. Luriana, quanto stai bene. Quanto te mantieni bene. Guarda, c'hai i capelli stirrata. E cute c'è passato Sant'Antonio con la pialla. Stai bene tanto, complimenti, pare che bocci, fiola mia. Mamma mia, Ida, grazie, che combinazione, Ida, veramente. Te come stai? E come sto, sai, no, da quando è successo il fatto. Sono rimasta vedova, sto bene. Sono rinata, sciano. Ma guarda, sto bene tanto, ma perdi tanto. Te vedrai che non ti rimasto tanto. Veramente, Ida, a me mi dispiaceria se Romeo mio, insomma, capito? No, lì per lì pare che ti fa brutto, per esempio, un po' tu dentro casa, per esempio, non c'è chi ti va a portare la mondezza giù puzza. Ma poi basta che ti compri questo, un canarino, un crescetto, un gatto, non ci pensi più. Va bene, Ida. E non dici te, del resto, oggi c'è semo, domani puro. Ci vuole male, se la pianta è puro.